Benvenuti ragazzi sul mio canale, io sono Stefano, ho un mal di gola tremendo, infatti sentite la voce che raschia, ma volevo registrare. Questa è la prima puntata ragazzi della Bikram Challenge, e molti aspettavano questo inizio di serie dopo aver visto la 0,5, quella sottospecie di prova, ebbene, morirò qua. Eccoci qua, il nostro personaggio si chiama Violo, il rivale è stato chiamato Blu. Abbiamo uno Squirtle al livello 5 chiamato Tragedia e le nostre 5 Pokéball, quindi possiamo andare avanti nella nostra avventura. Il vecchietto è già stato contattato, diciamo, ciao ciao, che bello, ciao. Quindi direi di andare alla volta di Bosco Smeraldo per poi arrivare da Brock. Però provando a trovare Rattata, perché devo fare... eccolo qua. Una regina, Rattata regina, perfetto. Cerchiamo di catturarla senza ucciderla, se no è un casino. Perfetto. Allora, catturiamola. Ma così. Vuoi dare un soprannome? Sì. Il fatto è che io sono davvero poco creativo con i soprannomi. E quindi la regina la chiameremo... voilà. Ok, perfetto. Allora, come al solito non ho messo il timer. Ok, ho guardato l'ora del computer, quindi ok. Ok, abbiamo la nostra fantastica culo grosso. Direi di provare a catturare anche un Rattata. E poi mi allenerò circa fuori onda. Un'altra... un'altra regina, ma non ci serve al momento. Caterpie, ciao, non me ne frega nulla di te. Come va? Ma io voglio un Rattata maschio, raga. Weedle è il mio tallone da kill. Piano piano li trovo al 100 qui. Ma cos'è? C'è il 90% di trovarli... le possibilità di trovarli femmina? Oh! Alleluia! Ok. Vai. Soprannome a lui, oddio. Lui sarà il nostro re, quindi lo chiameremo re. No. Ce l'ho. No. Senti, ecco qua. Fantastico, quindi abbiamo culo grosso e re fasullo, sono i migliori nomi della storia. Dovremmo andare a liberare il nostro amico Squirtle. Ah, Dio, sempre un colpo al cuore. Allora, PC di deposito. Addio. Accidenti a questa regola. Allora, lo Squirtle. Ok, curiamo Pokémon. Fantastico. Quindi la nostra situazione al momento è Re Fasullo a livello 3. Un attimo. Eccomi ragazzi, scusate, telefonate pubblicitarie. Dove mi è andata la voce? Aiuto. Aiuto. Allora, comunque, la nostra situazione al momento è Re Fasullo a livello 3 e culo grosso a livello 3. Fantastico, direi di allenarmi un attimo fuori onda in un posto non troppo pericoloso, quindi quella zona di erba lì dovrebbe andare bene, e ci vediamo quando li avrò fatti salire di almeno 2-3 livelli. Eccomi ragazzi. Allora, un piccolo allenamento affrontando soltanto Rattata, quindi ci è voluto un attimino a trovarli, però si sono fatti trovare molto più facilmente di prima. Allora, abbiamo tutti e due Pokémon a livello 6. Direi che potrebbe essere una nuova... cioè, una buona combinazione di livelli ok per andare ad affrontare questo bosco del cavolo. Allora, lei signora aveva una pozione là dietro. Non mi interessa, ma la voglio. Grazie. Ok. Poi, andiamo a battere il primo Pignamosche. Ok. Allora... ho deciso di velocizzare soltanto le lotte selvatiche. Dovrò velocizzare però anche le scritte. Quello sì. A me no, questo sì.
Però di non velocizzare troppo la l'azione di gioco, perché a volte non mi accorgo nemmeno dei danni che ricevo, quindi vai pure grosso, vai così. Ok, Kate, sì, ce la facciamo. Al massimo abbiamo la velocità bassa, ma guarda lì, culo grosso, voilà. Sì, abbiamo imparato attacco rapido, abbiamo vinto 72. Direi di provare con il nostro amico dell'altra volta. Ai. Ai. Sta a vedere, rifinisce qua di nuovo la puntata. Fantastico. Non ci ha avvelenato e un ovidor è caduto. Va bene. Cambio Pokémon soltanto per dargli un attacco. Non sono stato avvelenato, meno male. Ok, vai culo grosso. E ecco qua, un altro Weedle è caduto. Fantastico. Kakuna rafforzatore, quindi attacco rapido. Attacco rapido. Posso anche cambiare Pokémon. Voilà. Fantastico. Culo grosso a livello 8, fortissima. E te a livello 6? Un po' debole, però faccio un attimo un taglio, ragazzi, vado a curarmi Pokémon veloce veloce. E direi che, diciamo che potrei finire, riuscire a farcela. Il taglio non serve, sono già qui. Ce la potrei fare a fare il Bosco Smeraldo. Quindi, yeah! Magari arriviamo anche da Brock per la fine della puntata. Allora, stai a vedere, me la sono filata, eh. Allora, direi di mettere lui davanti perché c'ha il livello più basso. Ricordo un attimo la regola del re: se il re muore, ho perso. Se la regina muore, devo subito cercare di catturarne un'altra e liberare quella che è morta. Quindi, yeah! Ricordo che a livello di Pokémon selvatici posso combattere ovviamente viola e ovviamente blu. Questo cos'è? Antidoto, cioè. Non mi fido. Qui c'è il nostro amicone che non sarà. Non avevamo sfidato. Caterpie, quindi niente di velenoso. Meno male. Mi piace Caterpie per questo. Opla! Grande! Il Fasulo con attacco rapido è fenomenale. Allora, questo allenatore è un ottimo manichino di prova, cioè. Voilà! Rischiamo di andare avanti un altro pochino. Sta a vedere, eh? Ah! Nell'ultimo! Vabbè, un Caterpie verde, quindi ciao. Re Fasullo fugge usando fuga facile. Allora scusa, culo grosso che è abilità? Fuga facile. Ah, era con Squirtle che provava a scappare. Niente, facciamo ça. Allora, questo è un allenatore. Che fai? Vadi ladri. Ok, Metapod, quindi rafforzatore, rafforzatore. Fantastico. Ne leverò sempre meno, ma prima o poi morirà. Fantastico, livello 8, Caterpie, un altro Pokémon che non ci avvelena. Ok, mi sa che avevamo avuto sfortuna l'altra volta. Qua. Qua. È caduto anche lui, perfetto, livello 9. Wow! Ah, cerchiamo di non. Cacchio, un idolo, bisogna scappare. Yeah, meno male c'è fuga facile. Mi ricordo i tempi in cui avevo Pochina a Rubino, che aveva fuga facile. Weedle, accidenti, questo è il nostro scoglio. Ah. Oddio. Non mi avvelenare. Ma porca. Ah. Allora, abbiamo 9 passi da fare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ragazzi, non posso. Non posso.
No. L'unica regola che cambio, ragazzi, a questo punto, vedi la prima cosa così, è il fatto di poter usare la cura dei problemi di stato. Quella, se sono problemi di stato che appunto, come il veleno, lo faccio. Anche perché combattere con un Pokémon congelato finché non si scongela. Ora arriveranno i commenti degli hater che tipo no, ma tu non va bene perché? Scusate ragazzi il taglio, ma mi si era crashato un attimo il tutto. Oddio mio, vabbè. Comunque, mi sa che per Brock o cose del genere siamo troppo deboli. Poi abbiamo Deratata con attacchi di tipo normale che contro la roccia fanno davvero 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 pietà. Quindi mi alleno fuori onda e possiamo chiuderla oggi come puntata. Siamo arrivati fino a Brock, è un record in realtà, e dobbiamo al più presto trovare un Nidoran di quelli viola, perché quando poi sale di livello può avere doppio calcio, che forse è l'unica mossa che al momento potrebbe darci una mano. Mi documenterò senz'altro. Oppure un Venonat, ma non so se è catturabile nel bosco smeraldo. Forse con una percentuale davvero bassa. Non ne ho idea, questo ve lo dirò magari nella prossima puntata. Quindi ragazzi, per oggi finisce qua, spero vi sia piaciuta. Non avrà una cadenza regolare la serie, quindi quando io riuscirò a metterle online, le caricherò magari qualche giorno dopo, perché ho da aggiustarmi anche con la serie di Slayer al momento. Oggi è il 9 giugno, probabilmente questa la carico anche domani, ma non so appunto quando arriva la prossima. Spero comunque che piaccia. Voi condividete, spammate, mettete mi piaciate, aggiungete a preferitate. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Ciao a tutti.